Cari amiche e cari amici di Medicina, eccoci con i nostri consueti consigli su cosa vedere in sala questa settimana. La settimana del 25 aprile partiamo con un film italiano di un regista molto noto come Daniele Lucchetti, che dopo aver aperto la mostra di Venezia con Lacci, torna con un film decisamente intenso che si chiama Confidenza, un film con un grande Elio Germano che andiamo intanto a conoscere dal suo trailer ufficiale. Eccolo qui. Fa schifo, non è mai alla pari, è sempre sopraffazione. Chi l'ha scritta questa qua? È tutto bellissimo, solo che io voglio di più di così. Ci diciamo qualcosa che non abbiamo mai detto a nessuno, un segreto. Lo sai che non ti piacerà? Ma se è per legarci per sempre, io sono pronta. Basta con questa storia, basta! Film di grande profondità, film fortemente esistenziale da un bel romanzo di Domenico Starnone, un film che tra l'altro è il valore aggiunto delle musiche di Thom Yorke, il leader, il cantante dei Radiohead e dei The Smile, che ha già musicato diversi altri film, a partire da Suspiria, di Luca Guadagnino, torna con quest'opera di enorme maturità fatta da Daniele Lucchetti. Secondo consiglio della settimana è di un film diretto da un altro regista italiano. Non è un film italiano, Challengers, perché c'è di mezzo un cast straniero, una coproduzione internazionale, ma Luca Guadagnino è da sempre, da tanti anni, uno dei registi davvero più capaci in qualche modo di essere al centro della scena, di raccontare qualcosa di importante, di affascinare con le sue immagini. E qui opta per un triangolo amoroso, il tema del melodramma si collega anche un po' con Confidenza, ma anche in un film sportivo. Due amici giocatori di tennis di altissimo livello, da ragazzi, si sfideranno anche per conquistare il cuore di una tennista, Zendaya, particolarmente affascinante, ma la loro sfida proseguirà nel corso degli anni. Andiamo a vederci il trailer ufficiale di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, due anni dopo Bones and All, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Tu pensi che nel tennis il punto sia esprimere te stesso, il tuo gioco? Non sai cos'è il tennis. E cos'è? Tashi Duncan, è di un altro livello. Sei stata pazzesca oggi. Dai! Avrà una linea di moda, una fondazione. Trasformerà tutta la sua famiglia in dei milionari. Ho una proposta da farti. Purtroppo il mio unico talento è colpire la palla con la racchetta. Potresti fare la mia coach. Ti voglio come mia coach. Vi capita spesso di volere la stessa ragazza? Qui, dai. Chi di noi due vuoi che... A questo gioco conta vincere i punti che valgono. Non servono trucchi psicologici. Vieni a farti una sigaretta, ti devo parlare. Io non fumo e non ci parlo con te. Non è innamorato di te. Pensi che voglia qualcuno innamorato di me? Ehi, ti amo. Lo so. Un
bombardamento audiovisivo è quello che mette in scena Luca Guadagnino in questo film di zoom, di rallenti, di inquadrature con un montaggio frenetico accompagnato dalla musica elettronica di Trent Reznor e Atticus Ross, grandi compositori anche di film di David Fincher, ad esempio. Challengers bombarda tutti noi anche con queste racchettate, con le palline che volano durante i match tennistici, un film sportivo, un film sentimentale, un film che parla anche di rapporti in questo ménage à trois particolarmente stratificati e complessi, un film che conferma il talento di Luca Guadagnino. Quindi andate in sala a vedere questi film di due registi italiani. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo con i nostri prossimi appuntamenti.